Eccoci nel fossato della Rocca Sforzesca di Imola. Qui ci troviamo davanti ai famosi, agli ormai famosi capperi, i capperi della Rocca Sforzesca, che evidentemente sono motivo di orgoglio per chi ci amministra. Io ricordo un'affermazione di un ex assessore 4-5 anni fa che, interpellato sul tema, ebbe a dire: beh, sapete, vorrà dire che i capperi li faremo sott'aceto. Ecco, questa è stata una delle tante risposte al problema annoso della Rocca Sforzesca. Effettivamente il colpo d'occhio è notevole, è passato qualche anno, la situazione è notevolmente, diciamo, peggiorata, almeno per quanto riguarda questo giardino verticale di capperi, che ormai sovrasta i mattoni. Ecco, il fossato della rocca invece si ripresenta con altri segni di inciviltà umana, come le solite bottiglie di vetro, plastica e qualche segno ovviamente di spazzatura. Una rocca che veramente avrebbe bisogno di un rinnovamento, ecco. Quindi sappiamo bene che gli enti preposti a questo tipo di valutazioni, ovvero sovrintendenza ad esempio, è sempre, cioè, si fa prima a parlare con Plutone che arrivare ad avere risposte dalla sovrintendenza, e questo è il risultato, diciamo, il simbolo che coniuga Medioevo a Rinascimento è lasciato in queste condizioni. Ricordiamo un'altra cosa, che questo è il luogo dove si vengono a sposare gli imolesi, luogo bellissimo, utilizzato per una cerimonia, e che però appunto a volte accoglie gli ospiti, accoglie gli sposi in condizioni non proprio degne di un giorno così indimenticabile. Qui siamo sotto al torrione che dà, diciamo, verso... il torrione che dà verso la via Emilia. Risaliamo il fossato, vedete, ecco il principio del torrione, che presenta appunto tutti i segni del tempo. Ecco i capperi che continuano a spuntare tra le fessure dei mattoni, senza che nessuno faccia mai nulla o pensi di spendere una parola o di spendere una parola a favore di questo. Guardate tutta la radice. Guardate la radice, addirittura. Cioè, pensate ai danni che può fare alla struttura questo tipo di crescite. Tutti i politici hanno fatto passerelle per un mese nell'antistante bar senza che mai nessuno si sia interessato di porre l'indice a questa situazione. Guardate la foresta verticale, guardate che roba, addirittura un albero è cresciuto, disarcionando quasi i mattoni. Questa è una vergogna della sovrintendenza ai beni archeologici dell'Emilia Romagna, oltre al fatto, attenzione, che la rocca è visitabile solo ed esclusivamente il fine settimana. Fra settimana non è visitabile salvo scolaresche, quindi anche valutare la valorizzazione. Ripeto, il più importante monumento di Imola, il biglietto da visita della città di Imola, un qualcosa di straordinario, solamente secondo alla Rocca Sforzesca di Milano.